Siamo ad Augusta, di fronte alla sede della CGIL, la Confederazione Italiana del Lavoro, con il rappresentante locale Carmelo Loturco, il quale sta organizzando insieme alla segreteria provinciale una manifestazione di protesta, vogliamo chiamarla così, per i lavoratori disoccupati, è vero? Sì, abbiamo fatto questa manifestazione che facciamo venerdì sera in Piazza Duomo. Venerdì significa 11 luglio. E devo dire in verità che l'abbiamo organizzata sia noi come CGL assieme al comitato dei disoccupati di Augusta, che purtroppo sono tanti. Sono venuti più di una volta alla Camera del Lavoro proprio a dire la loro disperazione, perché non c'è lavoro, perché non possono più andare avanti. Allora la CGL locale assieme a quella provinciale ha cercato di organizzarli in modo che per parlare con loro e magari vediamo cosa possiamo fare nell'ambito locale per questi operai, che poi non sono più operai ma sono padri di famiglia di 20, 30 anni, poi sono anche quelli oltre cinquantenni che non sono recuperabili per quanto mi si risulta, però noi siamo sempre dell'avviso che devono lavorare anche loro per arrivare almeno alla pensione. Io vi do alcuni dati: ad Augusta purtroppo abbiamo 6.000 disoccupati. 6.000 disoccupati? Oltre 6.000 disoccupati. Anche compresi i giovani non occupati? Tutti, sì, e sono dai 18 ai 25 anni, sono il 40%. Ci sono anche inoccupati, gente che non ha lavorato mai ad Augusta, sono disoccupati completamente. Ora, è possibile ad Augusta, zona industriale, zona portuale, marittimo, è possibile che non si può creare lavoro? Io mi rifiuto, che non si può trovare lavoro nel porto di Augusta o nella zona industriale. Basta sapere, il porto di Augusta ancora non hanno nemmeno il piano regolatore. E questa è la domanda che io mi stavo ponendo, perché si parla tanto del porto di Augusta, il porto commerciale, e non decolla mai. Non decolla mai. L'autorità portuale è addirittura a rischio, in questo momento è commissariata. Tanto è vero che noi, come sindacato locale e provinciale, facciamo pressione alle istituzioni, ai politici provinciali, affinché questo porto di Augusta decolla una volta per sempre. Non penso che risolvi i problemi dei giorni di Augusta, almeno da una boccata di ossigeno, perché quando parliamo di questo parliamo del territorio industriale Augusta, Priolo e Melilli. Non è che Priolo e Melilli se la passano meglio di noi, sono in difficoltà anche loro. Ti posso dire anche i dati: sono disoccupati tutte e tre, oltre 12.000 disoccupati abbiamo in tutto questo triangolo. 12.000 disoccupati, ma questa gente oltre il 50% sono di Augusta. Ma queste persone come fanno allora a sopravvivere? Vanno fuori all'estero? No, vanno dove? C'è quello che va all'estero, c'è quello che fa il lavoro nero magari, è peggio ancora, lavoro nero, e devono stare anche zitti, nel senso che altrimenti vengono licenziati. E si arrangiano così? È mai possibile nel 2014? Siamo arrivati a questo punto. E questo non accade solo ad Augusta, accade anche a Siracusa. Sì. Per esempio le commesse dei bar, per esempio. Io penso che ad Augusta, parecchi anni fa, mai immaginavamo che si arrivava a questo livello, mai. Perché per me era il fiore all'occhiello della provincia di Siracusa. Per non parlare mai di altre cose, da quando si è sciolto il Consiglio Comunale. Quello di Augusta, naturalmente. Sì, per sospetto infiltrazione mafiosa, ed è andato da Cenerentola a Augusta, della provincia. Perché ci hanno tolto parecchi anni fa l'Enel, hanno tolto il tribunale, hanno tolto l'ufficio delle entrate, vogliono togliere l'Inps, questa è una cosa grave, per esempio. Poi ci potremmo battere tutti per un progetto comune. Per quanto riguarda la CGL, ha fatto la sua parte e le sue proteste, ho l'impressione che è rimasta sola. Quando è andato via l'ufficio delle entrate, ho fatto un comunicato a livello provinciale, regionale e locale, ma nessuno mi ha risposto. Dobbiamo dare qualche responsabilità, non ai commissari che sono funzionari, ma al fatto che non abbiamo una voce politica. Noi vogliamo che tutte le istituzioni di Augusta, locali, partiti politici, di qualunque colore politico, non mi interessa a me, mi interessa che prendano in mano la situazione di Augusta e cominciamo a discutere sui programmi di questa città, perché sta andando a pezzi. Bene, allora ci risentiamo venerdì 11 luglio alle 18.30. Sperando, noi altro come CGL, locale, provinciale, di dare alcune risposte, alcuni incontri che possiamo fare con i commissari, con la zona industriale, con l'autore portuale, perché dobbiamo dare una risposta a questi disoccupati. Non vorrei che qualcuno... Va bene, andiamo avanti.